Che significato ha questa sera l'apertura del Molino per questa mostra? È una grande emozione con tantissimi significati dietro questa apertura. Intanto, primo è che l'alluvione non ci ha aspettato. Ci ha creato qualche difficoltà, ma siamo qua. E ha un significato di collegamento col territorio, collegamento con la cultura, ha il significato di far vivere questo luogo e di farlo vivere anche alla città e alla collettività. È un luogo magico dove si respirano delle atmosfere direi uniche. L'intento di Leonardo Spadoni, il mio, è quello di crearne una situazione che non sia privata o a uso esclusivo, ma che sia una situazione fruibile in determinate situazioni, in determinate occasioni, per mostre, per eventi, per varie situazioni diverse che possono animare la nostra città. Quindi che comunque sia un luogo dove si può venire, si può vedere e si può respirare un'atmosfera di cultura, di storia che sono pressoché uniche. Una bellissima cosa di questo mini progetto di restauro è stata la collaborazione, la sinergia che si è creata sia con l'amministrazione comunale, e ringrazio Torcellini, ringrazio Gandhi, ma anche con questi ragazzi del collettivo Pomme de Beurre. Ringrazio Eleonora perché in poco tempo si sono dimostrati comunque attenti, pratici, concreti, abbiamo fatto una grande squadra. Dal nostro muratore all'assessore, abbiamo lavorato tutti insieme in poco tempo a creare questo piccolo spazio che spero gratifichi il visitatore e anche la collettività.